Benvenuti a un nuovo e golosissimo appuntamento con Morsi di Sicilia. Oggi si riprendo proprio per la gola, Prepariamo insieme una torta che ha come protagonista indiscusso il pistacchio, che renderemo ancora più golosa con una copertura di cioccolato e manca a dirlo altro pistacchio. Ho già l'acquolina in bocca, mettiamoci subito all'opera. Per prepararla vi servirà della farina di pistacchio, è semplicemente una granella molto sottile, dello zucchero, del burro, della fecola di patate, della farina 00 che potete sostituire anche con una farina priva di glutine. Vi serviranno delle uova, del lievito chimico in polvere, di quello vanigliato, un pizzico di sale, dell'altro pistacchio intero e in granella per la copertura della torta e poi del cioccolato, un altro piccinino di burro. Mettiamoci subito al lavoro. Per prima cosa preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Quindi apriamo le uova, sapete che io le apro sempre a parte così da controllarle. Vi serviranno 5 uova grandi o 6 medie. Quindi trasferiamole in una boule, aggiungiamo lo zucchero e il pizzico di sale e lavoriamo il tutto con una frusta. Dobbiamo ottenere un composto chiaro e spumoso, quindi se non vi va di farlo a mano, utilizzate una planetaria o una frusta elettrica. Facciamo un po' di allenamento. Dire niente, non pensare niente di male, che soffro di tendinite. Guai a te se fai vedere questo passaggio. Ci siamo capiti? Ottenuta questa consistenza, possiamo andare ad aggiungere la farina di pistacchio e la incorporiamo all'impasto cercando di non smontarlo. Aggiungiamo anche il burro, poco per volta, lo abbiamo lasciato fondere. E per ultimo farina, fecola e lievito setacciati. Molto importante setacciare le polveri quando si fanno questo tipo di dolci. E amalgamiamo il tutto. A parte la nota aromatica presente all'interno del lievito, non sto aggiungendo altri aromi per avere un profumo intenso di pistacchio. Se però volete, potete aromatizzare questa torta anche con della scorza di limone, di lime o ancora di mandarino, che ci sta benissimo, di arancia. Ungiamo uno stampo a cerniera e versiamo il nostro composto all'interno. Quindi trasferiamo la nostra torta in forno nel ripiano centrale in modalità statica 180 gradi per 40 minuti. Dopodiché spegniamo il forno e lasciamo all'interno la torta con lo sportello leggermente aperto per far uscire l'umidità. E voilà! Lasciamola raffreddare e poi la completiamo. Sciogliamo il cioccolato, possiamo farlo a bagnomaria o al microonde come nel mio caso. In tal caso andate ad azionare il microonde per 40 secondi, dopodiché mescolate il cioccolato, date ancora 40 secondi di avvio e così facendo fino a completo scioglimento. Eccoci, sciolto il cioccolato a bagnomaria, aggiungiamo del burro per lucidarlo un po' e realizzare una ganache. Senza aggiunta di panna, che non è necessaria in questo caso. A questo punto andiamo a versare il cioccolato sulla superficie della torta e l'andiamo a ricoprire tutta. Ne facciamo uno strato sottile, lo facciamo scivolare anche sui bordi ed eliminiamo l'eccesso. Lo strato di cioccolato deve essere veramente sottile, bisogna scioglierne un po' di più per lavorare meglio, altrimenti rischierebbe di coprire il sapore del pistacchio, che non è quello che vogliamo. E a questo punto vai di pistacchio, granella e intero. Compattiamo così che si attacchi bene. Che bontà! Ve l'avevo spoilerato che era super golosa, no? Bene, adesso non ci resta che aspettare che il cioccolato si raffredda e poi l'assaggiamo. Il mio momento preferito, la prova assaggio. Vado, signori miei. Spettacolare! Un tripudio di pistacchio. Non ci resiste. Assaggiatela e non resisterete neanche voi. Ciao!